Io dovrei pensare anche a, in termini di ricerca, pensare ai miei sommergibili, visto che comunque la ricerca navale è ferma. Per eventualmente invadere, mi serve questo tipo di ricerca per invadere la Taiwan, quindi devo anche pensare a quello. Anche se le ricerche navali sono rapide, sono molte ma rapide. Durano intorno ai 70 giorni, non di più. Mentre quella sperimentale è durata un sacco di tempo, 160 giorni. Sono parecchio lunghi da sopportare. Ok. Raffinazione. Ci siamo. Allora. Praticamente questo tipo di ricerca per la raffineria ci dà un punto. Questo ad esempio ci potenzia del 50% il carburante prodotto. Mentre questo il carburante prodotto per olio, quindi in base a petrolio che noi abbiamo come risorsa, questo viene incrementato. Noi che non produciamo tanto petrolio, anzi forse non abbiamo, non mi ricordo se bene quanto petrolio, cioè 2 unità. Ah beh, comunque estratti per la trivellazione ne abbiamo 11, quindi sarebbe già una bella percentuale che si andrebbe a incrementare. Comunque a me interessa creare questo, una raffineria sintetica. E allora, andiamole a produrre una qui, un'altra qui. Almeno 5 ne devo fare, ok. E qui andiamo prima per quella navale, ragazzi. Non vorrei che poi 84 giorni perdo tempo e non riesco a ottenerla. Allora, stanno arrivando. Nel frattempo si addestrano mentre camminano. Non lo so se si fermano sul tragitto. No, non si fermano. Vanno. Ultimo ciclo. Perché poi mi serviranno un sacco di camion, un sacco di unità di fanteria motorizzata. Quindi devo comunque puntare tutto sulla motorizzata. Ma mi serve comunque il carburante per poterle gestire. Allora, vediamo come va. Qualche convoglio lo affondiamo. Del resto non facciamo più nulla. Qui stanno operando cellule di resistenza. Unità aeree non posso sviluppare nulla. Allora, vediamo un po'. Allora, firewall propaganda contro Reich. Questi vanno a migliorare la produzione di acciaio e di alluminio nelle nostre regioni del Sichuan, comunque della Mangiuria. Va bene. Cioè io ho 400 aerei di supporto ravvicinato e non vengono neanche stanziati, quindi io lo vado a piazzarli qui, a Guangzhou. 100. 100. Ok, 4 squadroni completi. Bam. E noi continuiamo a tentare di affondare più navi giapponesi possibili. Anche perché per limitare le eventuali invasioni. E i russi non riescono a fronteggiare i tedeschi, porca di quella miseria. Francia di Vichy i tedeschi sono riusciti a cacciare via nuovamente gli alleati dal continente, ragazzi. L'Olanda e il Belgio stanno per capitolare.
Ok, forze speciali. Addestramento avanzato delle forze speciali. Avanzato del programma speciali. Questo, vabbè, forse implica più risorse. Vabbè, io vado a sviluppare invece, ragazzi, 43 altri tipi di attacchi. Dovrei iniziare a inviare anche delle divisioni terrestri in Europa. Cinesi in Europa, ragazzi. Ma è difficile trovare la possibilità di farlo. Armi semimoderne, continuiamo con questo processo. Cioè io subisco quattro invasioni navali. Quando posso pensare di poter invadere, inviare delle unità in Europa? Da pazzi. E intanto, allora, vediamo un po'. Sono tre qui. Altri due liberi li mandiamo al generale Zude. Ovviamente ho 22 di 19 divisioni in Corea. 72 il resto della costa cinese. La Corea è importantissima, ragazzi, vitale da difendere. Beh, stanno per arrivare altre 4 divisioni. Io direi che sono le ultime 4. Perfetto. Eccole qui. E adesso iniziamo a produrre fanteria motorizzata nel Sichuan e corazzati. Due divisioni corazzati qui. E qui mo abbiamo, sorgono i primi problemi. Mi servono tanti, tanti, tanti camion per i nostri, per le nostre divisioni. Allora, opto per ridurre il trasporto aereo per potenziare appunto la fanteria motorizzata. Andiamo un po' a riorganizzarci qui, vedere un po' quante risorse abbiamo bisogno. Mamma mia, ragazzi, c'è da aver paura. Mi servono 81 di alluminio e ne prendiamo 72 dalla Russia. Ne dell'acciaio. Vabbè, i fornitori sono la Russia, eh. 6 ce la prendiamo dalla mesa britannica. L'acciaio me lo prendo tutto dalla Russia. Mi servono 9 d'acciaio che li vado a prendere dalla Malesia britannica. Ok, penso di essermi riorganizzato. La Malesia britannica fornisce molte risorse, devo dire. Mischia è caduta. Mamma mia, ragazzi, i tedeschi si difendono alla grande, il D-Day è fallito. Se non dimentico, forse stavo dimenticando che io sto formendando qui. Ecco. Vabbè, io finisco, disattivo il sostegno al partito turco. Vediamo se io sostengo l'attività in altre nazioni, perché sono particolari, ragazzi, che dopo tempo dimentico. Vediamo un po'. Allora, sono un alleato con l'Unione Sovietica. No, questa è l'Unione Sovietica. Ok, eccolo qui. Do accesso. Ok, migliora le relazioni con, ah, il Paraguay migliora le relazioni con me. Siamo in guerra poi con Siam e Tibet.
Va bene. Si vede una calma apparente sulla costa della nostra nazione. Ogni tanto arriva un attacco, ma non sono più intensi come prima. Mi servono 800 camion, ragazzi. Messico mi fornisce un po' di fanteria motorizzata. Ma non so se arriva questa fanteria motorizzata. Dai ragazzi, dai. Che voglio pensare, ragazzi, all'invasione del Taiwan, che presumo che sia anche in difesa. Ovviamente lì devo iniziare a optare per mettere in pratica un po' di movimenti navali. Dai che arrivano le prime raffinerie e ci riprendiamo un po' di carburante. Ci riprendiamo un poco del tutto. Ok, continua questo passo perché comunque la ricerca è del 40. Quindi possiamo assolutamente sviluppare. Aver spammato unità molto frettolosamente. Adesso dobbiamo addestrarli per bene. Stiamo comunque riprendendo rapidamente la produzione di unità motorizzate. I carri non sono un problema. Queste divisioni, poi queste armate, poi verranno rimodificate perché comunque devono essere riorganizzate totalmente perché comunque sono un po' scombussolate. I nostri aerei stavolta iniziano a essere meno disponibili perché ovviamente in Europa ne vengono abbattuti più di quelli che pensavo. Eh sì, ragazzi, non riescono a sfondare. Hanno attaccato da un altro fronte e sono riusciti a sfondare, però, in Francia libera, quindi nel sud della Francia. Quel che sembrava la capitolazione, invece, sta cambiando le sorti. Mi sa che i tedeschi devono ripiegare. Che l'Italia non entra in guerra, ragazzi. L'Italia non entra in guerra, quindi i suoi territori manda truppe e non ha problemi ad aiutare i tedeschi tranquillamente. Vabbè, ragazzi, stanno per capitolare in Francia, eh. Forse noi ci stiamo riprendendo quello che è nostro. Ok, va bene. Mamma mia, 300 giorni ragazzi, però mi interessa. Aumenta la velocità del 4% della ricerca, di tutta la ricerca. Tanto ormai devo comunque farle, avere la bomba atomica. Siamo in ritardo, siamo nel 43, ancora noi dobbiamo iniziare la ricerca. Quindi, vabbè. Anzi, stiamo già pretendendo molto da questa partita. Io dovrei iniziare a produrre i miei sommergibili più potenti, invece mi limito ad avere questi tipi di sommergibili. Vediamo se la Russia ne ha sperimentati di nuovi o eventualmente cambio ramo. Quindi. Ma non credo proprio. Assolutamente. Nine. Gli inglesi me li danno. Vediamo un po' se gli inglesi mi forniscono dei carri, visto che siamo alleati in questa guerra.
se mi forniscono delle navi migliori. Oh, addirittura loro hanno sommergibili di livello 1. Non hanno mica sperimentato. No. Non gli frega niente. Gli U-Bot li fanno soltanto i tedeschi. Ok. Quindi i miglioramenti sommergibili. Scordiamoceli. Ok. È il momento di pensare al Type 43. No, aspetto ragazzi all'addestramento completo, sì. Evito di cimentarmi in manovre allusive. La Malesia non mi fornisce abbastanza alluminio, quindi uno lo scaliamo e l'altro lo prendo da qui. Me ne serve un'altra, dai. Ah, ok. Addirittura posso disattivarne due. Mi recupero una fabbrica io. Oh, ragazzi, stiamo iniziando a recuperare un po'. Come vedete, ragazzi, current consumption 1600 al giorno. Massimo consumo 5.000 al giorno. Ne produco 900, quindi non riesco a bilanciare neanche il minimo richiesto, anche se sta un po' arrivando qualcosina. Dai, se riusciamo a costruirle tutte queste, riusciamo ad accumulare un pochettino qualcosina. C'è una fabbrica che subisce un piccolo... Senta, sabotata? Sì. Addirittura 3 fabbriche militari e una civile. Sono costretto a ripiegare in questa maniera per recuperarle. Altrimenti... Questa è l'attività ignobile delle truppe dei partigiani tibetani. Guangzhou, tutti a Guangzhou. Allora, abbiamo un sacco di esperienza aerea, ragazzi, che io voglio subito spendere. Devo spendere assolutamente, perché già siamo quasi al limite, sono 300. Potrei spenderla per potenziare i mezzi aerei, altrimenti aspettare la produzione di altre unità, quindi ad esempio il Q3, e poi appunto pensare, poi appunto pensare di eventualmente potenziare il Q3 e spenderli quei punti. Adesso raggiungeremo 500, ragazzi, perché vola. L'esperienza questa viene maturata in battaglia, perché comunque ne abbiamo di aerei in gioco. Mi sa che i tedeschi devono ripiegare, altrimenti perdono pure la capitale di questo passo. Va bene, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo gran ritorno della serie. Quindi vi invito a mettere un bel pollicione all'insù, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale, seguitemi pure su Discord, parliamo, chiacchieriamo, pensiamo nuove opportunità per il canale. E ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Bye bye!